Antonio, senti, ci mancherà tanto, mancherà alla comunità abruzzese e mancherà tantissimo alla comunità aquilana. Era un punto di riferimento già, un uomo già all'interno delle istituzioni, quando io cominciai a far politica nella organizzazione della FIGC, e per me era un punto di riferimento e lo è rimasto sempre. Ho sempre cercato i suoi consigli. E le sue sollecitazioni, e era un uomo generoso, è un uomo molto per bene, molto onesto, molto garbato, si potrebbe dire un uomo d'altri tempi, ma in realtà era un uomo molto moderno, molto innovatore, coraggioso. E fu vice sindaco in una giunta di sinistra nel 78, io ero una ragazzina e vedevo questa capacità di grande innovazione. E poi consigliere regionale, consigliere comunale. Ma quello che ci ha unito tantissimo è stata la campagna elettorale per la sua elezione a sindaco. Io ero candidata consigliera comunale e fu una campagna elettorale fatta insieme, bellissima, entusiasmante. Poi la sua elezione, poi il percorso, pieno di accidenti, come spesso capita, e poi la sua presidenza dell'ANCI. Mi mandava emendamenti, mi mandava proposte e quando io ero ormai in Parlamento e la sua presidenza all'ISA, quante battaglie perché non togliessero i fondi. Lo ricordo con grande affetto, gli sono molto grata, molto molto grata per quello che mi ha dato, per quello che mi ha insegnato. E ora mi manca molto, ci manca molto.